La Coppa Italia come un'opportunità per riscattare le ultime deludenti prestazioni offerte in campionato, ma anche per cercare di andare sino in fondo nella competizione. La vittoria finale garantisce infatti l'accesso alla fase nazionale dei playoff, saltando così i due turni preliminari. In realtà c'è ancora un po' di strada da fare. Siamo agli ottavi, avversario della Pescara in Latina di Daniele Di Donato, abruzzese di Roseto. Si gioca all'Adriatico Giovanni Cornacchia, gara secca a eliminazione diretta in caso di parità al 90esimo, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Turnover da una parte e dall'altra, corposo nel Pescara, out Tommasini, principio di sciatalgia, e il secondo portiere Ciocci. Zeman dovrebbe schierare il seguente 11: Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Pellacani, Di Pasquale e Moruzzi, a centrocampo De Marco Play, mezzali Manu e D'Agasso, davanti Masala e Cangiano a supporto di Cuppone. Latina in salute, attualmente i pontini occupano il quinto posto nel girone C insieme col Crotone. Nell'ultimo turno di campionato hanno espugnato nelle immagini lo Zaccheria di Foggia per 2-1. A sorpresa cambio modulo dal 3-4-3 al 4-2-3-1. Probabile 11, Bertini tre pali, in difesa l'italo marocchino Serbuti, l'ex Chieti di Renzo, Rocchi e Gallo. Nel cuore del reparto nevralgico il tandem Perseu Paganini, davanti 4 punte, l'ex del Sole e Yallov sulle fasce, Fella alle spalle dell'aquilano Fabrizi, ex Chieti, l'Aquila, Giulianova e Francavilla. Indisponibili Biaggi e uno degli ex Luca Crecco, il tecnico Daniele Di Donato. Dopo la vittoria di Foggia, il morale alto, e i ragazzi hanno voglia di giocare tutti, e questo ti fa capire che quando si fanno quelle prestazioni con Dida è uno stato importante. La stanchezza non c'è. Affrontiamo una corazzata del girone B, è una squadra forte, però andiamo a pescare per giocarci le nostre chance. È una competizione a cui noi teniamo, una competizione nella quale noi vogliamo andare avanti. Maggior ragione abbiamo anche una squadra blasonata come Pescara, e quindi sarebbe bello passare il turno nel loro campo. Chi passa sfiderà ai quarti la vincente del match Catania-Crotone. All'Adriatico, nella storia dei precedenti, il Pescara ha battuto il Latina solo in una circostanza, in Cile, 27 gennaio 1974. Sono passati quasi 50 anni. Gol di Battiston e Serato. Per i pontini un giovanissimo Alessandro Altobelli su calcio di rigore. Quindi 4 pareggi e un KO. In B il 19 ottobre 2013. Nelle immagini match winner Jonatas Fresco Ex. L'ultimo precedente risale invece allo scorso 7 gennaio. Sblocca Cancellotti su calcio di rigore. 2-0 di Mora, assistito da De Sogus nella ripresa, però rimonta in 5 minuti Margiotta, accorcia dalla dischetto e con questa prodezza Sannipoli firma il 2-2.